Buongiorno a tutti, sono Gabriele Ugolini, sono il responsabile dell'Enterprise Risk Management del gruppo Acea, società quotata in borsa valori a Milano. È una multi-utility che si occupa di settore idrico, di energia elettrica e rifiuti. Questo gruppo di lavoro, istituito insieme al CSR Manager Network, ha preso spunto da una considerazione. Il codice della disciplina vigente e poi quello che è stato successivamente durante il corso della nostra attività, il nuovo codice di corporate governance, pone al centro dell'attenzione per le imprese il ruolo che deve avere la gestione dei rischi anche sulle tematiche di sostenibilità. Quindi ci è sembrato importante riuscire a mettere insieme i responsabili delle sostenibilità aziendali insieme ai loro colleghi di risk management, proprio per poterli farli dialogare insieme e cercare insieme di trarre in qualche modo delle prassi da utilizzare all'interno di imprese di qualunque dimensione, per riuscire piano piano a integrare i percorsi del risk management con i percorsi della sostenibilità. Per quanto riguarda le linee guida, abbiamo divise su tre direttrici principali. Un tema riguarda i temi della governance d'impresa e quindi il ruolo che devono avere il board, il consiglio di amministrazione, i comitati e il tone at the top in qualche modo all'interno dell'azienda sull'argomento. E questo è fortemente sollecitato ovviamente anche da tutte le best practice nazionali e internazionali. L'altro aspetto riguarda come mettere insieme i temi della materialità con i temi dei rischi. E qui, per chi fa rendicontazione non finanziaria utilizzando gli standard IRI, trova subito un appiglio quando si parla di un'analisi di impatti, rischi e opportunità sulle tematiche ESG, sia nella fase di definizione delle strategie di impresa, sia nella fase di business execution. Anche questo appunto è un fatto fondamentale che va compreso sia dai colleghi che si occupano di sostenibilità, sia da chi come noi si occupa di enterprise risk management all'interno delle aziende, che la visione deve essere unitaria, comune e attraverso soprattutto un linguaggio comune e una comprensione comune dei fenomeni. L'altro aspetto riguarda il tema della gestione dei rischi. In tema di gestione dei rischi abbiamo tanti sistemi di risk management dei rischi. Ci sono le norme sui sistemi di gestione, le ISO 9001, le 14001, le 50001 per quanto riguarda gli aspetti energia. E chiaramente anche in questi framework derivanti dai sistemi di gestione si parla di rischi, si parla di come vengono gestiti i rischi. E il tema è riuscire a integrare tutti questi aspetti all'interno di un unico contenitore, un unico framework aziendale che consente a tutti quanti di poter intanto fare sinergie, poter utilizzare il lavoro fatto dagli altri colleghi per le finalità di rendicontazione da un lato, di gestione dall'altro, e poi far crescere una cultura comune sul tema. Questo è l'altro aspetto fondamentale che abbiamo voluto indicare e rappresentare in questa linea guida.